allora, prima cosa è, no, sono stata coinvolta, ora siamo a fine novembre, ormai quasi 2 mesi fa, e ho ricevuto una telefonata da appunto uno dei miei dirigenti che mi ha detto: c'è la Jalappas, vuole una conduttrice. Insomma, io ho detto: non ci posso credere, è impossibile. E poi invece è successo, perché ci siamo incontrati, ci siamo piaciuti, mi hanno fatto, insomma, ci siamo rincontrati e niente. Poi alla fine è uscito fuori che insieme al Mago Forest e insieme anche a un'altra giornalista, Stefania Scordio, facciamo questo programma, facciamo Mai Dire Talk. Sfida c'è stata, alla fine l'abbiamo vinta tutte e due, no? Perché in questo talk così un po' pazzo, come dicevi tu, comunque non c'è neanche la scelta, poi alla fine sono buoni, no? E quindi ci hanno tenuto tutte e due. Abbiamo due ruoli completamente diversi e tutte e due serviamo per equilibrare quello che è un programma molto, molto difficile, perché sono 3 ore di programma, insomma, ci sono tantissime cose. La Jalappas torna veramente a gamba tesa, diciamo, nel palinsesto televisivo. Beh, prima di tutto sono loro, è la Jalappas, è il Mago Forest, tornano tutta una serie di contenuti, di roba di che, insomma, i cultori, perché la Jalappas veramente ha dei cultori, gente che li segue da 30 anni come me, come tutti quanti, per cui che non vedono l'ora di rivedere tutta una serie di cose. Si inserisce in una giornata che è molto complicata, perché è una giornata dove abbiamo altri talk, dove ci sono dei programmi forti, perché il giovedì è una giornata importante e vuole essere un talk in qualche modo. No? Per cui è un talk un po' arraffacciato, cioè, nel senso che io sto lì che cerco di portare a termine questa impresa di portare a casa il risultato, poi alla fine ce la faccio pure, però adesso è, insomma, è un programma pieno di cose. Io sono felice, cioè, oggi poi veramente sono felicissima, sono emozionata, sono orgogliosa, insomma, proprio li ringrazio ancora di avermi scelta, perché mi sono divertita come una pazza e forse mi diverto così, sono così contenta proprio perché dall'altra parte c'ho Matrix e quindi con Matrix riesco a bilanciare e senza Matrix io non avrei potuto fare quello che Mai Dire Talk, nel senso, mi ha dato un'enorme possibilità, è un'enorme scuola, perché Matrix è un programma storico. Poi uno dice Mai Dire Talk, ma Matrix dall'altra parte è un programma storico, importante, di approfondimento, di politica, di attualità, è una grande squadra, un grande lavoro. Quindi è grazie a quello che io sono riuscita all'età mia, perché sono pure un po' vecchietta, a fare questa cosa, insomma, ce l'ho fatta. Non... Ma figurati, io ho 42 anni, lo dico sempre, sono ben felice di avere 42 anni. Mi fa ridere perché pure la Jalappas mi ha messo contro, ma insomma, insieme, una ragazza più giovane, molto bella, ed è molto divertente anche questo gioco. Una 42enne di oggi, ciò vuol dire una ventenne di qualche anno fa di testa, sono esattamente come ero a 20 anni. E quindi sono contenta, sono fiera, ho 2 figli, ho un marito. Sono contenta della mia vita. È ovvio che mi ritrovo da un momento all'altro, mi sono svegliata e sono quella grande, che è una cosa strana da dire, però io sono quella grande. Anche in questo programma sono quella più grande, più seria, più così, che non mi ci sento minimamente. No, però. ma io ho cercato, come avete visto, di convincere Giulia De Lellis a leggere un libro. Ho scoperto una persona, vi posso dire, io non, ovviamente non ho il tempo di occuparmi di tutto, quindi ci sono delle persone delle quali magari conosco poco. Ieri ho conosciuto Giulia De Lellis. Ellis mi ha fatto molto ridere, mi ha spiegato come si fanno i selfie, in un video mi ha spiegato come devo mettere la testa, insomma, anche lei mi ha insegnato qualcosa, e mi ha spiegato come devo essere truccata, è stata molto attenta anche al mio trucco, però non l'ho convinta a leggere un libro, ha detto che i libri che le abbiamo proposto non l'hanno convinta e quindi niente, però molto simpatica e molto intelligente, perché al di là di tutto, delle persone e dei personaggi bisogna guardare tutte le sfaccettature. Una ragazza che riesce ad avere un seguito così grosso, non è scema per niente e ci frega tutti e voglio dire, ed è sicuramente magari molto diversa da quello che esce fuori, insomma, un bel personaggio Giulia De Lellis. Brava! Ah. Sì, però io le ho spiegato una cosa, le ho detto una ginnastica che deve fare, quindi anch'io poi dietro le quinte le ho dato un'idea. Insomma, lei mi diceva: come stai dritta? Dico: mamma mia, allora perché ci siamo date scambiate delle informazioni importanti. Martedì, Canale 5 con Matrix, e giovedì prossimo su Italia 1 alle 21:20 con Mai Dire Talk. Matrix è in seconda serata e Mai Dire Talk in prima.